Approdiamo al correvoce Gabriele Michi, incalzato, se così possiamo dire, da Gianfranco Di Gennaro. Tra i vari argomenti, anteprima sul Val di Nievole, il rally dell'Elba VRC alle porte, eventi attesissimi. Eccoci, cortesi telespettatori, solo io e il buon Gabriele Michi, ovvero la redazione per metà, perché il buon Bugi ha problemi personali e non ha potuto raggiungerci. Sesta puntata e quindi sesta puntata del Corre Bugi. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, fondamentalmente una prima cosa. Purtroppo abbiamo avuto, siamo stati raggiunti da una ferale notizia, è mancato oggi Mario Montagni, un fotografo e un appassionato di rally, al quale noi rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia per la sua immatura perdita. Ma sì, hai già detto tutto, un fotografo e un grande appassionato, tutti siamo cresciuti con le foto di Mario, che appartiene alla vecchia schiera dei primi fotografi che si sono interessati di rally, quindi il nostro abbraccio va a tutta la famiglia di Mario. Bene, continuerà a vivere con noi, ovviamente magari da lassù che magari ci scatti qualche foto particolare, giusta magari per renderci un po' meno fantasmi. Veniamo alla tua consueta e ben seguita rubrica di notiziole inframmezzate al Beh, lo racing. sai, ormai è già è uscito l'elenco iscritti del rally della Val di Nievole, quindi ci sono state le conferme di quello che abbiamo detto nelle scorse settimane, quindi ormai non c'è più niente da dire se non approfondire ulteriormente per il dopogara nella prossima puntata. Quindi molte conferme ci Ero abbiamo oggi a Lanciano preso, eh. per vedere appunto la costruzione del palco, ho visto già fermento, la gente che cominciava a chiedere, è bello vedere quando in una cittadina tutti si mobilitano Ma sai, per... la storia del rally, di questo rally, a cui sono particolarmente affezionato perché è il rally di casa mia, il vecchio rally che era il rally di Montecatini e Val di Nievole, beh, è stato snobbato questo rally dal comune di Montecatini perché ha avuto il suo da farsi nel preparare la città per Giro d'Italia, Miss Italia e quindi snobbando il rally della Val di Nievole. Forse non so, questa amministrazione faceva un po' schifo anche riempire gli alberghi. Comunque questo molto bene per il rally della Val di Nievole perché alla fine ha trovato una collocazione ideale all'Arciano e tutti siamo felici di questo. E soprattutto un'amministrazione comunale dell'Arciano che è sportiva, si è dimostrata anche le stesse parole del sindaco da noi ospite la scorsa settimana, ha dimostrato veramente una lungimiranza e soprattutto un legame con il territorio perché lei conosce esattamente cosa vogliono i suoi concittadini. Ma sì, ha riconosciuto quello che l'incoming, cioè quello che il turismo che richiama i rally significa per l'Arciano e Lamporecchio, quindi io credo che sia questo un matrimonio a lunghissimo termine fra l'Arciano e il rally della Val di Nievole. Bene, ti dico, ho fatto, giusto per venire in studio, ho fatto una delle prove, devo dire che è molto bella, ma mi è tornata al piacere della guida, anche se con la mia attuale vetturetta vado molto calmo, oramai sono uno che ho lasciato, devo dire che aver fatto oltre 21 anni di corse alla fin fine ti Dai, placa. hai dato tutto quello che potevi Sì, dare in adesso quegli voglio proprio andare anni. tranquillo, eccetera, per cui è una cosa carina. Ma veniamo ai protagonisti del Val di Nievole e agli altri sussurri e grida che tu hai. Ma sul Val di Nievole niente, c'è stata la conferma di queste vetture R5, ne abbiamo già parlato ampiamente, io credo che la storia dei rally della Val di Nievole si riassuma tutta nella sfida fra Gabriele Tognozzi e fra Luca Artino, quindi il nuovo re del rally della Val di Nievole, possiamo chiamarlo 2.0, Luca Artino, perché insomma lui è di Lamporecchio, quindi si corre in casa. Contro Gabriele Tognozzi, che è il recordman del vecchio rally della Val di Nievole, quindi questo sarà, secondo me, è molto più di un motivo sportivo, c'è una storia dietro a questo confronto e quindi sarà bellissimo vederlo e Ricordiamo che viverlo. Tognozzi è la prima volta su un R5, quindi Assolutamente, assolutamente. vedremo come se la cava, eccetera. Mentre invece sulla Skoda, sulla consueta Skoda di questo team svizzero, Luca dovrà verificare se effettivamente è ancora l'attuale re Assolutamente, del assolutamente. suo paese, Lamporecchio, e del rally.